Buonasera, direi che possiamo iniziare. Saluto Chiara Valerio, intanto presentare la nostra ospite di questa sera. Saluto Giovanni Accardo, a cui dobbiamo l'organizzazione di questa serata, di questo incontro, che modererà appunto la conferenza di questa. Ringrazio voi tutti che siete intervenuti e possiamo, visto che siamo già con il consueto ritardo ormai abituale, possiamo direttamente iniziare. Prego. Sì, allora, buonasera a tutti. Questo incontro rientra in un percorso dell'Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofie, ideato da Massimo Rizzante, che è stato ospite qui in biblioteca l'anno scorso a maggio, e si chiama Seminario Internazionale sul Romanzo. Nasce con l'obiettivo di far conoscere la letteratura del secondo Novecento. Da 3 anni il Liceo Pascoli, insieme ai licei di Trento, di Rovereto, è partner di questo progetto perché è riconosciuto come aggiornamento per gli insegnanti. Quindi alla fine dell'incontro venite a firmare la presenza, così poi vi diamo l'attestato. Sono 2 gli appuntamenti quest'anno, è il primo anno in cui viene coinvolta la Biblioteca Civica, primo appuntamento questo di oggi con Chiara Valerio, e poi il 6 aprile ci sarà Valeria Parrella. Ho messo in giro un po' di segnalibro con il programma sia di Trento che di Bolzano, se qualcuno di voi fosse interessato ad andare anche a Trento, credo ne valga la pena. Chiara Valerio è una scrittrice, una traduttrice, editor della casa editrice Nottetempo. Stamattina al liceo ha incontrato alcuni studenti più 2 classi del liceo Carducci e ha parlato con loro di Natalia Ginzburg, in particolare di 2 romanzi, Lessico familiare e Caro Michele. Per la conferenza di oggi pomeriggio ha scelto lei il tema, poi ci dirà perché. E il tema generale, ogni anno il Seminario Internazionale sul Romanzo ha un tema, quest'anno il tema è la conoscenza romanzesca, cioè quella conoscenza che è specifica della letteratura, quindi non è né quella scientifica né quella filosofica, ma è quella romanzesca. Ricordo ancora 2 cose di Chiara Valerio. La prima che ricordo è questo suo libro, che è l'ultimo pubblicato da Einaudi, Storia umana della matematica. Perché? Perché lei è un matematico, laureata in matematica, dottorato di ricerca in matematica, studi in matematica, e in questo libro, Storia umana della matematica, come dicevamo stamattina scherzando a scuola, visto che è una disciplina disumana la matematica, lei ha raccontato gli uomini, cioè che fanno la matematica, ma anche perché la matematica invece è qualcosa di profondamente umano. Nell'incontro che adesso comincia ci parlerà della conoscenza romanzesca, esattamente il titolo è Se l'unica forma di perdono è la conoscenza, in questa scrittrice svizzera, Freud, I beati anni del castigo, forse il suo libro più conosciuto, premio Bagutta, quello sicuramente che l'ha resa famosa, traduttrice, saggista, piccolo pettegolezzo, vabbè, la moglie di Calasso, il patron della Delphi, ma anche, pochi lo sanno, autrice di diverse canzoni di Franco Battiato. Non aggiungo altro, do a te la parola, dopo ovviamente c'è lo spazio per eventuali domande, per una conversazione. Buonasera, grazie alla Biblioteca Civica di Bolzano per l'ospitalità. Volevo dire che, contrariamente a quello che faccio di solito, oggi leggo perché sono un pochino... Non credo di governare bene il linguaggio se non informazionista, però vi spiego il titolo. In un romanzo di Freud che si chiama Proleterca, che c'è lì, tra l'altro nella sua versione originale che io non ho, dove c'è in effetti è la storia di un padre e di una figlia che vanno in gita su questa nave che si chiama appunto Proleterca. A un certo punto, nel raccontare l'infanzia, la bambina racconta un aneddoto dove nel cortile dell'asilo trova un bambino che piange e chiede al bambino perché sta piangendo, e il bambino dice: morta mia madre. Dice: perché stai piangendo? Perché stai piangendo? È morta tua madre, è morta tua madre, è morta tua madre, e lo bugera, lo dileggia, e a un certo punto il bambino comincia a piangere molto intensamente e lei gli tocca il braccio come per scusarsi e dice: perché forse l'unica forma di perdono che ci è concessa, appunto, è il perdono.
l'unico problema dove ci è concessa la conoscenza. E quindi da questo, quando Giovanni Accardo mi ha chiamato, ho pensato che era molto, mi interessava molto parlare di una scrittrice per cui diciamo in profonda laicità, che profonda laicità diciamo tenesse dentro di sé una dimensione spirituale delle cose, quindi non c'è perdono che include un al di là, ma è tutto un perdono dell'al di qua, e questo perdono dell'al di qua per gli esseri umani è conoscere le cose, cioè conoscendo le cose in qualche modo si amano, conoscendo le cose si capiscono, capendo le cose in qualche modo si perdonano. Questo era il punto. Il titolo di questo intervento è L'Arcadia della morte, che è una frase di Ferriaghi tratta dai Beati Anni del Castigo, e l'Arcadia della morte è ovviamente quello che nel romanzo è il collegio. Allora, avvertenza. Scrivere dei vivi e scrivere dei morti è questione differente. Se, come ha osservato Simone Weil, l'eternità è nel passato, scrivere dei morti significa dedicarsi alle cose eterne, e scrivere dei vivi occuparsi di cose e persone che possono passare e che in qualche modo passeranno, cambieranno. Ma alle parole bisogna pur dare credito, bisogna almeno fingere che somiglino abbastanza al loro significato, al loro losco significato. Dei luoghi linguistici in cui passare e cambiare siano o non siano sinonimi parleremo poi. Ma che cosa vuol dire scrivere di scrittori postumi, che sono sì vivi, e chi scrive spera per egoismo che continuino a esserlo così da poter continuare a leggerli, ma che si riscoprono riga dopo riga postumi della propria infanzia eccessiva nelle cose e nella mancanza di esse? Come si scrive di scrittori postumi dei bambini che sono stati? Scrive ieri: una volta quando avevo 8 anni la nonna mi chiese cosa vuoi fare da grande, e io risposi: voglio morire nonna, da grande voglio morire presto. Narratori postumi della morte alla quale sono scampati e schiacciati dunque dalla gravità della sopravvivenza che subito, per logica, diventa sinonimo di testimonianza. Una fila continua di superstiti, questo siamo. Entrare nell'universo linguistico di Ferriaghi significa accettare sinonimie, antinomie, ossimori e antitesi che avvicinano e spesso mescolano quantità e qualità, immanenza e trascendenza, confondono per volontà e desiderio, vendetta e accondiscendenza, i vivi e i trapassati. Se il presente e il passato possono essere scambiati nella costruzione della frase, allora è giusto che i vivi e i morti possano essere scambiati nel modo in cui chi scrive e chi legge li pensa e li sente. Qualche volta non distingo più, scrive Ferriaghi, la collera che mi possiede dalla pace che mi sono imposta. Nell'Angelo Custode, il secondo libro di Ferriaghi, il primo libro in bocca, Jane e Rachel sono sorelle, o almeno lo sembrano. Sono bionde, si somigliano, si rispecchiano. Con loro sta Botvid, il precettore, il tutore, colui che dovrebbe occuparsi del mantenimento e della cura delle bambine. Botvid ha un'età indefinita ed è stato testimone, forse oculare, di un fatto di sangue, un grande suicidio collettivo. I giornali dicevano, scrive Ferriaghi, che è stato il più grande suicidio collettivo con uno spettatore presente. Tutta una famiglia meno uno. I principi educativi di Botvid sono semplici e sono assertivi. Cercate di darvi degli scopi invece di darvi alla grande conversazione. Jane, Rachel e Botvid sono l'anello intorno a una famiglia ordinaria. Padre, madre, figli, che c'è stata e che non c'è più. I genitori sono scomparsi. Le storie di Ferriaghi, che se vengano in guisa di romanzo o racconto, sono storie di famiglia. Solo che le famiglie ordinarie, e l'aggettivo sia inteso come sinonimo di statistiche, non ci sono. I genitori sono sostituiti da nutrici, maggiordomi, tutori, insegnanti. Sovente compaiono padri vedovi. Sono famiglie in cui il legame di sangue è posposto a un legame di elezione, che sempre rivela la propria natura di dedizione, con i difetti metrici che la dedizione conduce seco: l'ossessione e la persecuzione nell'avvicinamento, la separazione nell'allontanamento, la consistenza di ossessione, persecuzione e separazione. Esiste nell'aiutare gli altri, scrive Ferriaghi, una vaga passione omicida che è difficile contenere in un sentimento meno sanguinario, per esempio. L'unica eccezione di sangue, e anche sul sangue torneremo, sono i fratelli, che tuttavia, anche quando entrambi viventi e statisticamente in buona salute, in quanto giovani, tentano di appropriarsi l'uno dell'altro,
uno tenta di appropriarsi dell'altro, più precisamente, anche se, essendo l'appropriazione necessaria, è simmetrica, dunque passi per appropriarsi l'uno per l'altro. Tutto ciò che è necessario, anche il possesso, non è né bene né male, è, e come tale, non va giudicato. Il bene e il male, come le colline, i laghi, le architetture, come gli altri incontrati per volontà o caso, sono una forma di paesaggio in Yegi, preesistono a chi racconta. Tutto il paesaggio è un'ostentazione di felicità, ed è questo, scrive Yegi, che commuove e rende triste. Le cose e le persone che esistono sono salve, perché sono già sopravvissute. Le cose e le persone che esistono sono felici, in quanto hanno assunto una forma in cui il destino, la consunzione, è segnato e dunque, essendo conosciuto, è innocente ed è anche perdonato. Nel momento in cui siamo, sappiamo anche come andrà a finire, una narrativa in cui felicità ed esistenza sono sinonimi. Scusi, mi serve un microfono? Sì, sì. Va bene così, sentite tutti? Bellissima voce. Ok. Insomma, il fratello di XX, l'ultimo romanzo, l'ultima raccolta di racconti di Flavie Yeghi dopo le due ripubblicazioni che state cominciando a fare Delphi, si racconta la storia di una ragazza elegante e affascinante che, forse ossessionata dall'idea di diventare qualcosa in più o qualcosa in meno di quello che si è, chiosa Yeghi, si appropria della vita del fratello, diventa la scrittrice di una vita alla quale ha solo assistito, ma che ha avuto l'intenzione di rubare. In questa casa ci sono i genitori, ma l'unico testimone educativo passato ai figli è stato l'utilizzo massiccio dei sonniferi, o anche il proletarca. Eppure il pastore, scrive Yeghi, che è il padre con cui la ragazza va in vacanza, eppure il pastore avrebbe battezzato qualcuno prima di me, nato da Johannes e sua moglie. Ho spesso sentito la presenza di un altro essere accanto a me, un essere difficile, malato, con tendenze suicide, un essere che non ho mai conosciuto. Avrei rubato il suo nome, lui ha rubato la mia esistenza, un essere che avrebbe tentato di vivere invece mia. Nell'erede, altro racconto, un fratello aspetta che due fratellini gemellini morti nel ghiaccio si stacchino dal quadro e lo ammazzino. Il rapporto di continuità di sangue nei personaggi di Flavie Yeghi non è verticale, è orizzontale. Questa rotazione cartesiana da genitore-figlio a figlio-figlio trasforma immediatamente i rapporti di autorità ricevuta in rapporti di autorità ricercata, ristabilita e ricontrattata. Anche l'autorità, come la parentela, è elettiva. Scrive Yeghi, Jane è una delle due sorelle che parla, vattene, allontanando la sorella, non riesco a concentrarmi quando sei qui, io stessa mi sorveglio. Come dimenticare di essere sorvegliati, di essere pedinati da qualche cosa che ti attraversa la mente e non è quello che cercavi. Per quanto riguarda Rachel e Jane, che se non l'archetipo sono la spia della rotazione dell'asse genealogico, va osservato che nonostante nell'elenco dei personaggi in commedia in apertura di testo siano due personaggi distinti, potrebbero essere una, doppiata in due. E parlava agli specchi, si sa, loro rispondono, scrive Yeghi. Nonostante abbiano età diverse, si somigliano tanto da sembrare gemelle, nella forma, ma non nell'ordine di grandezza. Una è più piccola, è miniatura e diorama della sorella. Sono una la prospettiva dell'altra, verso il punto di fuga e verso il punto di vista. Il gemello, quello morto prima di nascere, o i due che dovrebbero uscire dal quadro dell'erede, sono la sintesi della somiglianza e l'evidenza del fatto che ciò che si perde non è una parte di sé, è esattamente sé, ogni volta. Come nel numero di un illusionista fantastico che replichi se stesso ogni sera e che ogni sera non sappia chi sopravviverà, lui o la sua replica. Non sa prevedere quale sarà il se stesso che rimane o se ci sia poi differenza e quanta. Jane e Rachel, che non sono gemelle ma si somigliano come due gocce d'acqua di differente diametro, si rinfacciano l'un l'altra di essere una statua. La statua, il simulacro, è ciò che può essere sostituito nella narrativa di Flavie Yeghi con l'umano. Se persona è la maschera che è la maschera che mima l'umano e dalla quale escono i suoni, le persone di Flavie Yeghi arrivano a chi legge col corpo tutto, sono statue intatte e dunque da esse non escono solo suoni, ma gesti. Le statue di Flavie Yeghi sono corpi maschera dalle quali escono i gesti. La narrativa di famiglia elettiva di Flavie Yeghi è così una narrativa sensuale, conturbante, tattile.
Una specie di casta promiscuità, scrive Jaegi, si sentono i respiri. Romanzi di famiglia dove la famiglia non c'è, romanzi postumi di una trama passata. Proprio per questo gli scritti di Jaegi sono scritti di orfanità, unico sentimento che garantisce il perdurare dell'infanzia. Orfani di madri, padri, figli, domestici e padroni, l'orfanità garantisce l'infanzia perché presuppone una cura ormai inattuabile per mancanza di esseri umani adatti, deputati o entrambe le qualifiche, una cura mancata ma in ogni caso una cura. Le persone sole, scrive Jaegi, hanno spesso timore di rendere la loro solitudine visibile. Alcune si vergognano, le famiglie sono così forti, hanno la pubblicità tutta dalla loro parte. Non è solo chi scrive a essere postumo della propria infanzia, ma lo sono i suoi personaggi, le sue statue, le sue figure. Vengono i protagonisti dopo la morte di qualcuno. Qualcuno che avrebbe potuto essere loro, come si è detto, che se ci fosse stato avrebbe impedito la loro stessa esistenza. Merita di essere raccontato chi è alonato dall'ombra di una perdita che tuttavia non lo riguarda. È nella sua genealogia, è sangue del suo sangue, ma non lo riguarda. Si è legati col sangue con quelli che non ci sono stati e assai meno con quelli che ci sono. Altro punto dove trascendenza e immanenza diventano sinonimi. Sono effettive le relazioni assai più che le estremità umane delle relazioni, gli attori, i personaggi in commedia, sia il mondo al posto di qualcuno, sia il mondo per caso, però immediatamente si rivela un'usurpazione. Accadde un giorno che Franzi, scrive Jaegi, si arrabbiò con il fantoccio: dammi i tuoi occhi, non sono tuoi. Li ha presi. So che quando sono nata non ero sola, c'era qualcun altro che nasceva con me e quell'altro sta rubando la mia vita, a causa tua. Tutti orfani, anche gli adulti, in un certo senso. Il dito in bocca, primo romanzo di Jaegi, è un catalogo di perversioni, difetti, modi e maniere assunti da bambini che continuano a persistere nell'età adulta e dunque diventano vizi. Tutto ciò che si fa, tutti i modi che si assumono e la loro interpretazione presso noi stessi e presso gli altri non dipendono che dal tempo e dal contesto, che non è altro che il tempo, nel quale uno guarda e al quale si riferisce. Il vizio, che sia amore, onore, mero essere in vita, è nella narrativa di Jaegi sinonimo affidabile di tempo. Il suo modo di apparire colpiva, scrive, era senza emozione, senza volontà, senza modestia, come seguisse le sue spoglie. Protagonisti dei racconti di Jaegi sono i bambini. Jaegi scrive di infanzia perché l'infanzia è il mondo prima che la tenerezza lo rischiari. Non c'è tenerezza nell'infanzia, così come non c'è tenerezza nel mito. Che cosa succede? Succede che nonostante dal punto di vista della lingua i romanzi di Fred Jaegi siano molto paratattici, la vera, diciamo, Fleur Jaegi è la vera epigone, è il vero epigono sostanzialmente di Elsa Morante oppure di il Cardillo Adoro o di Anna Maria Ortese. Questo perché? Perché con una differenza che Elsa Morante costruisce un'intera mitologia tutta quanta, come i suoi esseri mortali, i suoi esseri immortali e tutto quanto, le figure che dureranno per sempre, quelle che passeranno, i suoi paesaggi e appunto le teogonie. Quindi è una mitologia costruttiva. Quella di Fleur Jaegi è una mitologia che marcisce, quindi è una mitologia costruita per marcire. Anche l'iperuranio di Fleur Jaegi è un iperuranio di cose marce. Questa è la vera differenza. Però entrambi, sia Elsa Morante che Fleur Jaegi, arrivano a descrivere il mondo prima della tenerezza. Infatti sono due grandi cantori dell'infanzia, con una grammatica molto diversa, con un'intenzione molto diversa. Quella è un'intenzione vittoriosa, ovviamente, perché sta lì, deve costruire il mondo, chi costruisce il mondo ha ragione. Questa sta qui e deve capire dove il mondo crolla, è come se fosse un iperuranio cavo. Se tutto ciò che viene a noi per eredità dei morti, per eredità naturale, scrive Fleur Jaegi, è proprietà dei morti, allora è giusto che i personaggi di Fleur Jaegi, orfani, si costruiscano da capo un'eredità di esseri umani, che fa... Così fa Beclam nelle statue d'acqua, in forma di sguardi e impressioni, e di un domestico, Victor, colto in un giardino botanico come un fiore. Beclam è un collezionista da quando era bambino, semmai non lo è stato o semmai ha smesso. Regina, suo padre, è vedovo. E di Thelma, sua moglie, dice: passata semplicemente prima di noi. Caspar ha
costruito un padiglione e Katrin è arrivata a un certo punto mentre tutto andava in malora. La malora non è una condizione in Ferrieghi, è piuttosto un luogo. Nella sua narrativa specificamente somiglia a una palude. Non è scorretto, credo, definire letteratura dell'orrore il racconto di una quotidianità commista a elementi di carattere soprannaturale, surreale e non razionale. Il racconto di una quotidianità che, ben lungi dall'essere rassicurante e ripetitiva, dunque predicibile, si rivela improvvisamente oscura, sconosciuta, soprattutto animata. Dalle porte che si aprono, agli oggetti che si spostano, fino a Stephen King. Se non ci fossero delle eccezioni, scrive Yeggy, perché guardare ciò che ci circonda? Un esempio. La lingua delle statue d'acqua procede per coppie di termini che rimandano a incisioni di fisionomica. Terza è odiosa, la tranquillità. Gaio e torvo, lo stupore. Cerimoniosa e letargica, la confidenza. Eroico e malinconico, l'innamoramento. Umile e pesante, la sconfitta. E rendono la pena di Yeggy tagliente perché esatta. E con questa esattezza Yeggy misura l'intransigenza dei suoi personaggi e di chi legge nel rifiutare di essere meno felici e meno infelici di quanto siano stati la prima volta che il loro volto ha sostenuto una determinata espressione. I sentimenti, espressi da umani o da statue, sono gesti, perciò possono essere rappresentati, presuppongono, se non un corpo, un atto, e perciò possono rompersi o corrompersi, e perciò possono accavallarsi e stringersi. I sentimenti umani, che non corrispondono a gesti, rivelano la loro natura cancerosa, come è cancerosa la natura di tutti coloro il cui unico muscolo in grado di sostenere uno sforzo sia il cuore. Tra l'altro vorrei dire subito, scrive Yeggy, che le persone sensibili sono distratte. A loro non importa assolutamente niente degli altri. Le persone sensibili, o tanto sensibili da essere dichiarate sensibili, come se fosse una gran qualità, sono insensibili ai dolori degli altri. Chi vuole il cuore di una persona amata? Noi desideriamo le mani. Chi vuole il cuore di una persona odiata? Ne si desidera la testa. Questo facciamo noi, in italiano. Il cupo verde delle tenebre faceva sembrare le ombre corpi palpabili, soffocanti. Ferrieghi è per me l'unico scrittore dell'orrore italiano. Utilizzo scrittore perché in italiano il maschile fa funzione di neutro, dunque intendo l'unico tra maschi e femmine. Il particolare orrore che innerva, serpeggia, sibila tra le righe di Yeggy deriva dall'incapacità dei suoi personaggi di accettare che le cose mutino, dalla loro ossessione a costringerle nel presente. Se vuoi saperne di più, scrive Yeggy, allora va e diventa tu stessa, dicono i suoi occhi fermi, diventa tu stessa la vittima. Le cose possono essere fatte solo come sono già state fatte, le persone comportarsi solo come si sono già comportate. Se è così, così come deve essere, il tempo non passa ed è sempre presente alla prima volta, dunque all'infanzia, delle cose e delle persone. E poiché si esce dall'infanzia solo lasciandoci dentro qualcuno, tutti gli adulti sono colpevoli. Nella sala un dondolio continuo, lento, persistente, un calmo ritmo maligno. Tuttavia, se come nelle statue d'acqua il bambino desidera vivere da annegato, e se le rane somigliano agli esseri umani perché piegando la testa all'indietro mostrano il rovescio del mento e la gola, primizie della decomposizione, se le nervature del legno, lasciando affiorare l'eleganza di una testa, rivelano i pensieri del taglialegna, e se le crepe alle pareti frusciano via, lasciandosi dietro un odore di cipria e selvaggina, se c'è chi, capace d'amore solo nell'anima, teme i baci come mutilazioni, e se Beclam, il protagonista, vive in una stanza affrescata, moncherini di altre braccia sono sparsi sul soffitto. È rimasto poco del colore della carne rosa, un po' di blu cobalto e qualche stella d'oro. Era un cielo. Se è così, allora Le statue d'acqua può essere letto come un romanzo dell'orrore, e l'orrore così declinato è ancora faccenda di tempo. Essere in ritardo rispetto alla bellezza e dover decidere tra terrore, moncherini di braccia sparsi sul soffitto, e oblio, non più blu cobalto a significare il cielo. Si paga un tributo all'orrore quando è insopportabile che le cose mutino e le si costringe nel, e le si declina al, presente. Quando se n'è andata ho provato sollievo. Sua madre e io giochiamo a carte.
Anche la madre di Agnes tenta di saltarmi addosso. Mi dice che sua figlia ha sempre dormito con lei. Come nel dito in bocca, però, l'infanzia che permane diventa vizio. Dunque, al bivio del tempo, o si intraprende la colpa, o si intraprende il vizio. Entrambi possono essere perdonati. Il perdono possibile, così come sta scritto in Proleterca, è solo la conoscenza. Così per perdonare bisogna capire. La bontà è una declinazione, se non dell'intelligenza, della pervicacia, dell'intenzione e della persistenza. Aria da capo. Il primo libro che ho letto di Fraglietti è stato nel 1990 I Beati Anni del Castigo. L'impressione che ne ho riportato allora si rinnova ogni volta che lo riprendo in mano, cosa che nel corso degli anni è accaduta spesso. Un po' perché rileggo, un po' perché a 12 anni, dopo la storia di Frédéric, ho deciso che mi sarei comportata come Frédéric. E ancora oggi come Frédéric. E ancora oggi scrivo come Frédéric e mi dicono che è una bella e interessante calligrafia, non sanno quanto l'ho studiata. Chi copia diventa l'artefice, che in me non sarebbero stati visibili disordini, questo ho deciso, che le persone intorno avrebbero sempre dovuto ritenermi conforme, che la maschera senza diventare il volto, e questa è stata la fatica, è stata solida, affidabile e salda. Ho preferito molte volte apparire noiosa più che belle, quieta più che passionale, presente più che incline alla fuga. Tutti i miei malumori, le mie intolleranze, le mie rabbie sono state intime e intimi ne sono stati destinatari. Solo la stanchezza talvolta mi ha fatto deflettere, senza tuttavia farmi mai ricredere. Infedeltà, mai tradimenti. Il buon carattere, la giovialità, grazie a Frédéric e a Frédéric, lungi dall'essere una grazia o il sintomo di una bontà d'animo, sono state per me una formale attestazione di buona educazione e, nei casi limite, di distanza. Frédéric nascondeva il suo disprezzo dietro l'obbedienza, la disciplina era rispettosa. Mostrare un'indifferenza educata, essere abissalmente cortese, come si legge in Proleterca. L'apparenza è la grande prova, il risarcimento di tutte le malattie, scrive nell'Angelo Custode. Sulla sincerità ho le mie idee, non è una delle qualità che prediligo, come resta scritto, inteso nel dito in bocca. Insomma, ho un freddo che oserei dire, che oserei chiamare interiore, terribile parola, ma Glisson, da sono il fratello di XX. Prima e dopo Frédéric, la stessa postura. Questo perché, come Frédéric, io ho desiderato sempre e solo essere libera. Libera in una maniera ancora piuttosto infantile. Fare quello che mi pare, quando mi pare, non cedere a controllo o verifica, nemmeno e forse soprattutto delle persone che ho amato o dalle quali sono stata amata. Che nel 1990 questo fosse un orizzonte, una volontà o un desiderio, o tutte e tre le cose, se fosse stato un capriccio o un passatempo, io non so più dirlo e forse non ho mai potuto. Ma so di certo che ho sempre letto Frédéric come un manuale di comportamento. Righe e righe che, oltre a raccontare, raccomandavano una postura. Righe e righe che, come fili, si sono intrecciati in un ordito e in una trama e alla fine sono diventati abiti pure. Se d'altronde l'accumulazione di persone, idee, cose, conoscenze è l'unica ascensione concessa agli umani, allora è ovvio che le uniche qualità interiori, l'unica forma di introspezione, sono le qualità estetiche. Mamma, scrive Jeggi, è stata una persona piuttosto socievole, elegante, bei gioielli, molto charme, Givenchy, Patou, Lanvin, insomma, molte qualità estetiche che non sono dissimili da quelle interiori. Ma torniamo alla postura. Se è opportuno tacere quello che non si può dire, allora lo si può anche dimenticare. Come tutti, sono arrivata fin dove ho potuto. Imperfetta, come Frédéric non avrebbe mai sopportato di essere. Ancora oggi non riesco a dire, scrive Jeggi, che mi ero innamorata di Frédéric. È una frase molto facile da dire. Su questo, per esempio, ho spesso fallito. Adesso, io faccio sempre questa cosa, da quando sono ragazzina e lavoro, anche prima di lavorare a nuovi argomenti. Alla fine di qualsiasi saggio critico c'è questa specie di blob che chiamo sempre con questa grande frase di Giovanni Damasceno, che è stata la mia guida, che dice sempre: non dirò nulla di mio. A Giovanni Damasceno in effetti non dice proprio nulla di suo, niente, fa dei collage. E io ho fatto tutti dei collage da tutti i libri di Frédéric su delle frasi, perché vi risulti chiaro, molto più di quanto possa aver capito o interpretato io,
quali sono i temi di Freddy Egli, che però, siccome siete tutte persone accorte, avrete capito che sono il suicidio e la morte. Mi dichiarai il mio amore, più che a lei mi rivolgevo al paesaggio. Non si sa se i giochi dell'infanzia possano influire sul carattere, si suppone di sì, ma lasciamo da parte questo struggente interrogativo. Celestiale, colore di fuoco. Conosco Billy Budd molto più di mio padre. Una foglia striata e una farfalla bianca si scambiavano galanterie. La foglia volava, memore della linfa passata, e la farfalla la seguiva, come un emissario, idillio e consunzione in un leggiadro vortice. Sposa, madre e vedova, tre virtù teologali. Le zucchine incupivano nei piatti di porcellana. Il prato era smaltato di violette, osservare e tacere. Orsola non è dolce, quindi non può essere un'assassina. E poiché i momenti sbagliati riempiono le ore, si finisce per non chiedere più. Penso nella mansuetudine delle lenzuola ricamate, dove mi sento stirata anche io. L'argomento fondamentale, l'unico argomento per il quale ciascuno di noi mostrasse un qualche interesse, era il suicidio. I tentativi non riusciti. Per il resto, un'indifferenza educata. Poche volte abbiamo mancato un funerale di famiglia. Loro sono semplici, alla mano, che è un modo di fare quando si ha tutto, si è indulgenti, di un'indulgenza acrimoniosa. Lui è abissalmente cortese. I collezionisti hanno quadri dappertutto, non lasciano respirare le pareti. Con chi stavo a tavola prima? Un colore dove stava in agguato un viola fosco, quei pianoforti che, come il mio nella stanza piccola, sembra che possano suonare da un momento all'altro. Due parole mi accompagnano come un ritornello: vivere ed esperienza. A quel tempo non pensavo ai morti. Loro vengono incontro tardi, richiamano quando sentono che diventiamo prede ed è ora di andare a caccia. La sua dolcezza aveva la stessa intensità della collera. Eppure leggiamo in Eckhart che i maestri pagani, con le loro virtù, giunsero a un punto più alto di San Paolo, perché arrivarono con la loro esperienza laddove l'apostolo giunse per grazia, lasciando nei bambini lo strano sguardo maligno, lucido e segreto di chi sta giocando con un incubo. Spero di non essere più vivo in primavera. Generalmente i proprietari di ville si conoscono. Un figlio albino che aveva l'aria di una grossa ragazza di fattoria vestita da uomo. La conoscenza è l'unico perdono, penso, che si possa raggiungere. Quasi il dolore fosse fatto di pazienza. Ero distante da lei come lo era lei da me. In un certo senso, un'unione perfetta. Obbedienza non significa subordinazione. Sono passati molti anni e questa mattina ho un desiderio improvviso. Vorrei le ceneri di mio padre. Perché credono che in punto di morte le parole valgano di più? La tristezza degli altri bisogna lasciarla in pace. In una città lacustre si finisce sempre per andare a guardare il lago. Era una donna brutta, non conosceva altro che la letteratura francese, a cui era devota. Nel pollaio le sue compagne, le galline, riusciva a vederle tramutate in donne, le zampe nei tacchi, e tiravano fuori dalla borsetta un uovo. La polvere del bene, paradiso, aurora, che nomi violenti. Un vecchio non è mai semplice. Quando si è là dentro, in collegio, ci si immagina cose grandiose del mondo, e quando si esce si vorrebbe qualche volta risentire il suono della campanella. Una spossata vivacità. Era appassionatamente timido. Suono e mi apre una bella donna, è già un buon segno. Le anime non vogliono né preghiere né parole, le anime vogliono omertà, un sorriso di vendetta esaudita, la selvaggia clandestinità delle cose semplici, sopportare in pace la fortuna. Loro giocavano, per dirla semplicemente, con l'aldilà in modo ragionevole. Oltre a marcire, i fiori non possono fare altro, non diversamente dagli esseri umani. Pensieri esenti da parole, inerzia sacrale, la puntualità è già un ritardo, gli spinaci per una persona sola danno troppo lavoro. La primavera era già pesante, i bambini devono avere una vista sorprendente, riescono a vedere quello che non c'è. L'assassinio era il più bel ricamo della sua vita, fare le amiche, fare le amanti, in noi c'era una specie di fanatismo che ci impediva ogni effusione fisica. Quello che non sopportavo esattamente era tutto ciò che mi dava idea di orizzonte. Sono naturalmente portato a una visione limitata. Faceva dei progetti, voleva un mattatoio.
Le iniziali, in attesa di diventare nomi in rovina. A 35 anni Gretel era una madre orgogliosa, avevano partorito le bestie, aveva partorito lei. Erano tutte e due resti a conoscere le persone intimamente. Il cavallino dondolava ancora all'alba. Joanna asseriva che dondolò ancora per giorni, mentre le bambole erano ferme a fissarlo. I passatempi, anche i più innocui, portano certamente a insanità. La fatale geometria del biancore. C'è chi ha un dominio per non farsi ingannare dalla vita, né dai cibi guasti, né dallo Spirito Santo. Le famiglie sono così forti, hanno la pubblicità dalla loro parte. È per il mio bene, una frase velenosa, ma suona bene. Stringe fra le mani una tazzina di porcellana come fosse un piccolo teschio. Da una finestra nevicava e dalla finestra di fronte non nevicava. Che mi venga a trovare, che i morti facciano esattamente le stesse cose di quando erano vivi. Un puro impulso al dispetto, commossa come un animale da cortile. Giusto o non giusto, non mi annoiare. Se il tempo avesse una forma, avrebbe la forma del coperchio. La malinconia ci ha assalito con il senso comune. Agli angoli delle labbra vi è una ripugnanza istintiva e controllata. Pensavo all'intollerante allegria dei bambini. L'immortalità non lo convinceva del tutto. Vi sono minuti, è vero, in cui la luce pare proceda controvento. Trovo inutile datare gli appunti. Che tutte le sofferenze dei vivi arrechino allora felicità ai morti. Spesso i buoni propositi diventano rituali di bassa stregoneria. Allora io ho detto e lui ha risposto, divento il monologo di esattezze non richieste. Qualche volta in Grecia entravo nelle chiesette ortodosse per salutare l'iconostasi. La caparbia convinzione in ciò che non si avvera. Le mie dita ti sono estranee, quel leggero accento carnale. Invece sto seduta accanto a te e veglio su di te. Condanno le religioni che non hanno pietà per i suicidi. Condanno chi condanna. Condanno la parola peccatore, parole che portano alla vendetta. Sul calendario i luoghi sono giorni. Il battesimo ritarda, la purezza che promette e tutte le promesse ritardano lo sviluppo naturale. L'innocenza in sé una certa rudezza, pedanteria e affettazione, come se tutte noi fossimo vestite alla zuava. Voci sommerse di alghe e presagi. Fare del bene è qualcosa senza anima, tra la veglia e il compasso. Incontri non avverati. L'alabastro guardingo inerme trente. Un essere desolato è caparbio. Aveva davanti a sé gli anni migliori, quelli che restano. Dovrebbero essere prodighi. Passava un carrettino che vendeva gelati, era una primavera calda, una giornata azzurra, i battelli in lontananza, i cigni, le anatre e poco distante il luogo dove Sissi è stata ammazzata. Lì sul lungo lago stavo pensando, che luogo incantevole, perché non viverci, il verbo si incarna, ma nessuno se ne accorge. Questo è. Forse qualcuno vuol chiedere qualcosa? Sì, io volevo chiedere, però mi era molto incuriosita questa presentazione. Queste citazioni finali sono molto particolari. Sono una serie di provocazioni, di paradossi. Sono tutte... Sì, ma... troviamo anche dei romanzi. Allora, diciamo. Succede qualche cosa? Sono divertenti? Si possono leggere? Per me sono divertentissimi, nel senso, per me sono divertentissimi. Le storie sono abbastanza. Allora, veramente, secondo me, Flaviani è l'unico scrittore dell'orrore che abbiamo in Italia. Adesso succedono queste cose assurde, nel senso che il primo romanzo è Dito in bocca e la storia di un viaggio in treno. In questo viaggio in treno c'è una persona che si chiama Lund, che ovviamente descrive il paesaggio, in questo paesaggio descrive i suoi ricordi. Non succede in effetti qualcosa, succede qualcuno che ricorda se stesso e si vede marcire come prima. Nel romanzo, nel secondo romanzo che si chiama L'angelo custode, c'è la storia di queste due sorelle e del padre, anzi di Bob, scusate, il maggiordomo. Le due sorelle in qualche modo cercano di capire cosa, cercano di capire come si comportano i vicini. I vicini sono strani, quindi ci sono qualcuno che costruisce qualcosa, un altro che pettina le bambole, qualcun altro che si rincorre. Anche qui non succede niente, c'è qualcuno che cerca di capire in fondo dove sta, come sta e chi sono le persone intorno, quali sono le relazioni. Il romanzo dove c'è più una storia è questo Beati anni del castigo, però dove anche lì non è in effetti una storia, è il Lio narrante che si trova in questo collegio svizzero, conosce questa Frédérique.
c'è questo fortissimo innamoramento tra le due ragazzine, non succede mai niente, ci sono le dinamiche del collegio. Adesso è abbastanza interessante dal punto di vista della letteratura generale, se avesse un senso, tu sei sempre inadeguato perché sei sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato. Qual è l'unico momento in cui uno potrebbe stare al posto giusto nel momento giusto? Quando si innamora, però di solito questo amore non è ricambiato, quindi è un romanzo da questo punto di vista non solo entusiasmante ma è particolarmente umano. Lei raggiunge dei picchi, allora anche il romanzo Proleterca è questo, è ancora un romanzo di stanza chiusa perché il padre con la figlia comincia quello lì, ho un desiderio improvviso, vorrei le ceneri di mio padre, e l'incipit di Proleterca, e quello comincia con lei che va con questo padre vedovo sulla barca. E il racconto, in realtà il racconto comincia per una cosa molto più semplice, molto più quella forse vera, nel senso di potenzialmente plausibilmente accaduta, cioè la ragazzina che sta andando al funerale del padre, il padre deve essere cremato, a un certo punto gli si inquieta perché il padre starà finendo in questa bocca di fuoco e decide di lasciargli un chiodo nella tasca. Quindi nel momento in cui la lasciano sola col cadavere del padre, che cosa fa? Prende questo chiodo e lo mette in tasca del padre e pensa che farà, finirà con lui o funzionerà, o il chiodo almeno lui resisterà al fuoco. Stacco cinematografico, ex bambinaia della ragazzina che le riporta il chiodo e dice non si danno i chiodi ai cadaveri. Quindi immediatamente questo, comincia così. Mentre questo e questo stacco c'è il racconto di questo viaggio di 15 giorni in nave, dove che cosa succede? Che la bambina da sola in mezzo a tutti questi anziani di non so che setta religiosa svizzera si innamora di uno dei marinai e va a letto con uno dei marinai. E questo diciamo succede, questo è il massimo diciamo dell'azione che possa succedere. Però nonostante questo, nonostante il massimo dell'azione, uno dei racconti veramente più inquietanti, dove in effetti uno non può dire che succeda qualcosa, però succede, come nelle vite di tutti, è questo racconto che si chiama L'erede, dove c'è uno che per tutto il racconto sta seduto a un tavolo e sta aspettando che questi due nel quadro, questi due gemellini nel quadro morti pattinando, diciamo lo vadano ad ammazzare. Però la cosa divertente qual è? È che in fondo un'azione c'è stata, ma non è raccontata. Cioè tutto quello che è vita è successo prima, tant'è che uno lo sta scrivendo. Cioè non solo non c'è vita nell'universo, non c'è vita neanche esattamente che accade in questi casi. Questa è la cosa molto, molto, molto appassionante dei romanzi di Freyegi, con una scrittura che, come vedete, passa tutta quanta per contrasti, perché appunto sono antinomie, sono sinonimie. Però la cosa divertente, entusiasmante e di grande capacità linguistica è che non ci sono le metafore. Ma adesso le metafore sono per i pezzenti, chiaramente, perché cioè se uno riesce a scrivere non usa la metafora. Ok, le metafore proprio è l'ultimo livello, è come quando ti fai disegno tecnico a scuola e quelli veramente bravi non passano, cioè lo sanno tutti quelli che hanno fatto disegno tecnico a scuola, che tu sei veramente un manico, sei veramente bravo se fai disegni tecnici solamente con la matita. Nel momento in cui si comincia a passare col pennino al chiostro, anche i mentecatti riescono a fare dei bei disegni, perché quello copre. Quindi la metafora è esattamente come il pennino al chiostro sui disegni, quindi copre i difetti. Lei, questa è una scrittura dove invece, non avendo metafore, essendo fatta tutta a matita, devi essere veramente bravo. Poi ci sono anche cose grottesche che succedono, per esempio il racconto di Agnes, che non c'è qui. Se c'è solo il fratello di XX? Sì, no, perché c'è un racconto per farvi capire quanto è spettrale. È spettrale, però lei riesce a cancellare 100 anni di psicanalisi, grazie. Lei cancella, finalmente, lei rende inutile la psicanalisi, tutti i progetti di Edipo, tutte quelle cose. Lei li cancella in un attimo, li cancella proprio, li saluta così. 5 anni fa Agnes mi ha lasciato, oggi è venerdì santo, sono entrata in chiesa e ho guardato i paramenti, l'unico giorno dell'anno in cui vado in chiesa. Fisso i paramenti e spero che entrino nei miei occhi coprendoli. Sono come invasata il venerdì santo, so bene che i paramenti durano più di un giorno, per me durano un giorno. Non so che cosa nascondano quei magnifici, esaltanti paramenti viola. Avrete potuto notare anche il viola, che è un colore che ricorre disperatamente in tutta la radia di Freyegi. Viola e verde palude. Non ho una precisa cognizione della passione, scritta con la P maiuscola. Voglio dire che non ho nessuna pratica della liturgia. La crocifissione per me è senza corpo, senza anima e senza immagine. So che cosa sono i chiodi e la corona di spine. Anche il chiodo torna sempre, tornano chiodi, viola, fiori recisi. Questo è già ovviamente già Wunderkammer, perché ovviamente è già natura morta con persona che scrive, perché sono esattamente quella roba lì, cioè è sempre Holbein, è sempre tutta quanta, non so se c'è qualcosa di fiammingo, è già vetusta è l'infanzia, scrive dentro nei Beati Anni del Castigo. Allora, voglio dire che non ho nessuna pratica liturgia, la croce è senza immagine, so che cosa sono i chiodi e la corona di spine, ornamenti come una dote, ma tutto questo non mi dice niente di più. Vorrei giacere con tutto questo e bere il
sangue. Eppure quel giorno io divento, per grazia, per totale ignoranza, devota. Lei odia la grazia, come ho detto. Non so se questo dipende dal fatto del vizzera. È contro la grazia. Beh sì, potrebbe essere. Come i pagani, lei dice, invece, come i calvinisti. Mi raccolgo. Sto in unione con ciò che è nascosto. Se si tratta di amore, non amo, se non quel momento. Quando sono in piedi, inginocchiata, e se nessuno mi vede mi chino per terra con la fronte e tocco il marmo. Vivo sola, guadagno abbastanza con il mio salario. C'è un'ombra sulla luce, fragile. Dalla cupola scende un'altra luce, più accomunata, gelida, sterzante. Fisso l'oscurità dei paramenti, la verità visionaria della piccola scatola, lo scrigno dorato con la porticina, il tabernacolo che racchiude l'occhio e che una chiave chiude. Quel giorno sono devota, digiuno, sono nel silenzio, all'elevazione mi commuovo e devo piangere. Qualche volta in Grecia entravo nelle chiesette ortodosse per salutare l'iconostasi. Do l'obolo per le candele, le dracme consunte e l'erce, per le candele color miele, color di sole spento, di rimembranze, di fuoco e di sabbia, quasi umane al tocco, esili, duttili, spiriti. Poi una mano le afferra tutte, come se le afferrassero per i capelli, e le getta in un recipiente con la sabbia. Torna dove erano, non le spengono, le lasciano ardere sino all'ultimo respiro, stanno ancora dritte, accese, si assottigliano, si avviano verso la dissoluzione, curvandosi. Chi afferra le candele moretti non soffoca il fuoco, non vorrei candele colorate, ho ripugnanza per le candele tinte o per quelle rosse, quelle che imitano il Natale, si battono le mani e tutti ridono quando un compleanno si spengono le candeline in un soffio, azzurre, rosa. Ho conosciuto Agnes il giorno dei suoi 12 anni, si era rifiutata di spegnere le candele, da allora siamo diventate inseparabili, come una malattia, a 18 anni era conveniente vivere insieme. Lei lascia una madre bisognosa d'affetto, io non lascio nessuno. Invitiamo sua madre qualche volta. Ah, se avessi fatto come voi, diceva. Poi dietro le mie spalle l'ho sentita dire a sua figlia, sposati con un uomo. La piccola frase era diventata una litania insistente. Pulivo la casa, la mia fidanzata dormiva. La raggiungevo nel sonno. Agnes diventava indifferente nel letto. La nostra convivenza passionale è nata subito, per attrazione. A 12 anni, lei, la mia bambina, Agnes, era una furia, mi assaliva dappertutto. È lei che ha preso l'iniziativa, io ho pochi anni più di lei, l'iniziativa sessuale. Usavo a quel tempo ancora le parole, piccoli regali, fiori, la corteggiavo, lei buttava via i fiori, rideva delle parole, dei regali, non sapeva cosa farsene. Prima di me si era innamorata di una compagna di scuola. La andava a prendere all'uscita della classe, la lasciò dopo qualche mese, la compagna di scuola si ammalò, non aveva né la forza né l'energia per accettare la passione amorosa e l'abbandono. Ho visto Agnes trascinare per i capelli la bambina su un prato. La passione amorosa che ci ha legato indissolubilmente, così sembrava, è finita. A 23 anni la madre di Agnes e io la bardammo da sposa. La veste nuziale lentamente si avvia a inchinarsi davanti all'altare. Agnes mi guardò. Colsi un bagliore inquieto, Agnes era pazza di quell'uomo. Accanto a lei, inginocchiato, davanti all'altare, udii dire sì. Lasciami andare o t'ammazzo, questo mi disse poco prima di sposarsi. Quel lasciami andare mi offese, quel ti ammazzo mi diede molta gioia. Quando disegnavo il suo vestito era come fare un tatuaggio sulla sua pelle. I fogli di carta erano la sua pelle e quando se n'è andata io ho provato sollievo. Il sollievo che si può provare nell'essere abbandonati. La casa mi sembrava più ariosa e desolata. La sua presenza si dileguava e tornava ogni giorno di più. La madre di Agnes e io giochiamo a carte. Anche la madre di Agnes tenta di saltarmi addosso. Mi dice che sua figlia ha sempre dormito con lei. E a me cosa importa? La prego di non parlarmi più di Agnes. Adesso, cosa vogliamo dire a questa donna che è altro che il padre che va con la figlia, la madre che va con la figlia? Niente, è tutto normale. Perché tutto normale? Perché siccome le parlo, come ho detto prima, le persone, le figure di Freddy, pur non essendo personaggi, sono stati tutte gesti, tutta la sua narrativa è sensuale. Quindi non c'è il simbolo, c'è un gesto che viene fatto. E questo non è una rappresentazione, diciamo, psicologica, una rappresentazione ontologica delle cose, quindi in qualche modo è salva. Cioè può succedere questo, dato perché è cancellato, è inutile che parliamo dei rapporti d'amore, diciamo, non canonico che uno può avere con i propri genitori o con. È tutto così, ed
fa male, tutta la narrativa di Frediaghi è così, è una narrativa estremamente tattile, cioè una narrativa estremamente sensuale, una narrativa dove può succedere qualsiasi cosa, però dove qualsiasi cosa è salva nel momento stesso in cui accade, perché è come se fosse una specie di espansione contemporanea, diciamo, del detto di Pangloss, che tutto quello che accade è possibile, tutto quello che accade è bene, tutto quello che accade è la migliore delle cose possibili che può accadere, siccome accade è giusta. Pericolosissima. Cioè, perché tutto quello che accade è giustificabile nel momento stesso in cui è accaduto. È una narrativa dell'orrore, ovviamente. No, comunque questa storia della madre è agghiacciante. Io, cioè, quando lei dice Agnes ha sempre dormito con me, Dio santissimo, perché questo ovviamente proietta una cosa spettrale nel passato. Anche qui non accade niente in fondo, però qualcosa è accaduto se Agnes ha sempre dormito con la madre da quando era bambina, però lei non lo dice. E tutto questo lei ti lascia, fa esattamente quello che fa la letteratura, uno spazio di possibilità dove le cose possono accadere, e però per quanto riguarda Frediaghi sono sempre cose spettrali. Tipo che tu hai dormito con tua madre a 12 anni e questo chissà che conseguenza ha portato, visto che tu ti sei fidanzata con una donna. Questa è la cosa agghiacciante. Ed è tutta così. In che lingua scrive? In italiano. Ah. Sì, scrive in italiano. Infatti secondo me, però non è un italiano, è sicuramente una persona che ha avuto tante lingue madri. Però scrive in italiano e pensa in italiano. E dopo di ci sono tantissime ricorrenze di paramenti. Però la cosa altrettanto interessante è che non solo la sua narrativa di orfanità, ma tutti gli scrittori di cui si è occupata, tipo Marshall Schwab, oppure aspetta, adesso non lo ricordo, va bene, anche le persone che ha tradotto di cui si è occupata sono tutte persone che sono state orfane. Cioè lei non fa altro che proiettare la sua ossessione su tutti quelli che sono i suoi argomenti di studio e i suoi argomenti e la sua narrativa. Quindi è praticamente un'ossessiva assurda. Adesso, questo però a me riempie di gioia. Due settimane fa sono stata a casa di Frediaghi perché la dovevo invitare a fare una cosa. A un certo punto siamo uscite sul terrazzo e era questo terrazzo chiuso. Stavamo discutendo, non so perché, se fossero più belli i terrazzi aperti o i terrazzi chiusi, e lei sosteneva che il terrazzo aperto non va bene perché tutta la gente ti vede. Invece il suo terrazzo, che era un terrazzino coperto, diciamo, da una selva di limoni o di altre cose, fosse una cosa migliore. Però io da questo terrazzo a un certo punto ho visto spuntare la Torre Velasca. Io ho detto, oh, ma quella è la Torre Velasca. E lei mi ha detto, sì, certo, era la Torre Velasca, che vuoi che fosse a Milano una cosa della forma della Torre Velasca, la Torre Velasca. Però sono rimasta molto impressionata perché si vedevano, era talmente vicino, che si vedevano esattamente le finiture sui bordi, i vuoti e i pieni, la testura, diciamo, dei mattoni. Era veramente bellissimo. Sembravano, quello che doveva essere stato, diciamo, rame o bronzo era diventato verde, quindi era del colore verde della tua scuola oggi, quindi era veramente molto bello. Allora io dico la Torre Velasca, lei mi dice sì, è la Torre Velasca, io dico bella la Torre Velasca, e lei mi dice dalla torre si buttano delle persone, e io faccio ah, e lei mi guarda e mi dice non la trova invitante. E io l'ho trovato, ho detto perfetto, perché in effetti non la trova invitante. In effetti era invitante, solo che io non l'avevo immediatamente connessa al suicidio. Questo è, perché è esattamente così. Dopodiché è vero che è una narrativa, però questo su ancora ci devo riflettere bene, che riprende delle cose che sono carsiche in narrativa italiana, che sono le cose carsiche, come spunta il mito, come spuntano le figure mitiche, perché noi non abbiamo una letteratura, non avendo avuto, diciamo, nelle rivoluzioni né una seria borghesia, noi non possiamo avere i fantasmi, perché i fantasmi o stanno nei castelli o stanno nelle chiese. Senza rivoluzione e senza fare, diciamo, questioni religiose, i fantasmi non ci stanno, perché il fantasma naturalmente o sta in chiesa, nella chiesa di Roccata, oppure sta nel castello. Noi non ci abbiamo avuto niente di tutto questo. Però noi che cosa abbiamo? Abbiamo quelle figurine mitiche, tipo al sud abbiamo il monacello, qua abbiamo il fantasmino della casa, il famoso detto la casa nasconde ma non ruba, perché in effetti ci sono delle entità, diciamo, minori. Cioè noi, essendo molto religiosi, essendo molto, molto, molto superstiziosi, la superstizione abbatte il fantasma, perché il fantasma è legato al luogo, invece il fantasmino tuo è legato alla tua credenza. Adesso in Frediaghi ci sono queste cose esattamente qui, cioè ci sono queste cose animate che però sono grandiose, sono effettivamente presenze oscure, che un po' però sono ancora presenze oscure familiari, perché in effetti quello che aspetta che i fratelli morti lo ammazzino, in effetti è ancora una presenza familiare, però non è esattamente il monacello, è già una cosa più gotica.
Ecco, questa cosa in letteratura italiana è stata sempre carsica, è stata carsica, diciamo, in maniera luminosa, per esempio nei dialoghi con Leucò, dove in fondo sono figure mitiche, diciamo mitologiche, che rispuntano. È stata, potrebbe essere stata oscura, per esempio Anna Maria Orteso nel Cardillo addolorato, comunque questo innamorato, addolorato, Cardillo addolorato. C'è moltissimo nel Samorante, c'è stato tantissimo, però lì purtroppo pesantissimo di suo in Grazia Deledda, perché se uno ambiente la Giocarne al Vento, praticamente addirittura c'ha le Banshee, cioè c'ha le streghe dei laghi. Adesso nell'ultimo romanzo di Matteo Nucci, per esempio, rispuntano queste cose stranissime delle figure, le figure sugli argini del fiume. Quindi è una cosa che in letteratura italiana c'è, ma rimane sopita, perché non abbiamo una grande propensione al fantastico, né una grande propensione al fantasma, tant'è che l'unico vero racconto di fantasmi italiano, senza toccare Fosca di Tarchetti, senza toccare le ombre di Malombra, senza toccare quella parte lì, diciamo, che è più scapigliatura milanese, senza più toccare quella roba lì, l'unico racconto di fantasmi tecnico in lingua italiana l'hanno scritto due maestri, diciamo, questa gente che sono tutti argentini, che però è un racconto di fantasmi in piena luce, quindi loro in fondo hanno scritto di Hades prima di Hades, vede 30 anni prima di Hades, che sia del 75, ti trovo un po' pallida, è una cosa così. Quindi loro prima di tutti avevano capito che in fondo il morto poteva essere, diciamo, qualcosa che tu non ti accorgi che è morto, cioè prima del Sesto Senso, prima di Hades, tutta la Lucentini avevano scritto per caratteristiche il fantasma in piena luce. Quindi lei appartiene a quella piccola fetta, quella piccola genia, piccolo treno giaculatorio e lamentatorio di letteratura italiana, dove ci sono queste figure del dentro fuori. Però dipende per lei, se non l'ho fatto troppo pesante all'inizio, però dipende da lei, perché in effetti il suo utilizzo dei verbi è un utilizzo, diciamo, per il presente, cioè i verbi presenti per i morti e i verbi passato o all'imperfetto per i vivi. Quindi se tu linguisticamente baratti questa cosa qui, che è sempre il cielo sopra Berlino, tu stai abbricando, diciamo, all'eternità per avere un fruscio umano, diciamo, che duri e poi sarai consunto, cioè facendo questa cosa qui, accettando la maledizione di questo scambio linguistico, lei ovviamente deve accettare che ci sono, che i vivi e i morti sono mischiati. Però anche lì, essendo anche i morti gestuali, che cosa dice? Dice: io voglio che i morti facciano esattamente le stesse cose che facevano da vivi, che mi vengano a trovare. Quindi esattamente questa cosa, una disperata ricerca di compagnia anche con i trapassati, soprattutto con i trapassati, perché secondo me, però questa non è un'osservazione critica, è un'osservazione, diciamo, per frequentazione a dire di ieri, perché in fondo i vivi occupano spazio, e occupare spazio è già un'offesa, capito? Quindi se il vivo occupa spazio è un'offesa, meglio il morto. Quindi questo... Però questo è una cosa... Però è uno scrittore, una scrittrice che rileggo continuamente, cioè per me è uno dei maggiori scrittori italiani. Cioè proprio io adoro, cioè io per ogni volta che la vedo a me mi sembra la Madonna proprio. Sì, perché sì, a parte che c'è tutta una storia ovviamente che c'ha a che fare con il fatto che sembra un personaggio delle fiabe di Grimm. Cioè sembra, è veramente una... E poi per me è una grandissima scrittrice, cioè uno che riesce a scrivere una cosa del genere con questa purezza e con questa esattezza. Ti può raccontare qualsiasi storia, infatti ti racconta qualsiasi storia, essendo qualsiasi storia infatti c'è l'impressione che non stia raccontando, però in realtà sta raccontando molto, cioè soprattutto sta raccontando sempre l'esitazione che abbiamo rispetto ai sentimenti, rispetto all'amore, rispetto alla perdita. Cioè lei è uno scrittore che racconta esitazioni, come faccio a raccontare esitazioni attraverso cose che sono tutte fisiche, tutti gesti, cioè una disperata narrativa del quotidiano, perché sono figure stranissime, nel senso che c'è la prostituta che lavora la ragazza, come si chiama, migrante che lavora come prostituta in un ospizio per vecchi, cioè lei c'è tutte le cose stranissime, cioè è come altro scrittrice che però non è italiana, che ha molti temi sul surreale, anche perché se voi lei nasce come pittrice, se vedete i primi disegni di Flerieghi sono ovviamente disegni di stampo perfettamente surrealista, quindi hanno tutte queste figure. Molto bella l'immagine della bambina che vede le galline, le pensa che sono donne e le vede sgambettare sui tacchi e dalla borsetta cacciano l'uovo, perché i dipinti sono esattamente quella roba lì. Quindi lei nasce da una matrice sicuramente surrealista, però diciamo, se i racconti di Moravia, essendo uomo ed essendo nato almeno
vent'anni prima di lei, più di vent'anni, 25 anni prima di lei, poteva scrivere racconti surrealisti e satirici perché era un genere, lei invece si porta l'impronta surrealista delle cose che diventano alto e scrive una narrativa di impianto realista, dove narrativa di impianto realista si intende tutta quella narrativa il cui argomento principale è il tempo, perché questo è, diciamo, perché mentre la vera differenza tra la narrativa di stampo realista e la poesia è il fatto che la poesia ha un metro esterno, quindi noi abbiamo i metri poetici, quindi non te ne puoi fregare del tempo, non è, l'argomento della poesia non è il tempo, l'argomento della narrativa è il tempo, e quindi in questo caso è una narrativa di forte stampo realista, solo che il tentativo bambino che lei fa è che il tempo non passi, solo che tu puoi non far passare il tempo e far sì che le cose non muoiano, perché se il tempo non passa le cose non muoiono, però devi barattare sempre che se il tempo non passa le cose però marciscono, quindi c'è il tempo fermo con le cose che marciscono, quindi una specie di frigorifero che non funziona, è una cosa abbastanza intensa. Niente, io non faccio altro che leggere così, diciamo. Ci sto dentro, proprio non ce la faccio, è così, cioè mia madre e mio padre mi odiano, sì. Però che titolo è, per esempio, i beati anni del castigo? Poi c'è tutto nella paura del cielo, per esempio la paura del cielo è tutto un libro sulla bestemmia, cioè anche lì il libro sulla bestemmia, ma vi dovete leggere il racconto di quella che vuole il mattatoio, cioè, poi sono tutti personaggi strani, personaggi che prima sono maschi poi sono femmine, dipende, che non si capisce cosa sono, ci sono i vecchi che badano, i genitori sono sempre tutti quanti morti, non c'è mai nessuno, che quindi non c'è il tuo legame di sangue, ce l'hai sempre intorno però non lo vedi. Cioè è molto strano, una narrativa gotica in senso stretto, non ce l'abbiamo, cioè veramente da questo punto di vista lei è unica. Non è neanche uno può dire una linea landolfiana, perché pure Landolfi aveva queste cose qua, però Landolfi aveva una tale struttura linguistica, diciamo, che ovviamente lei dismette, lei non vuole far vedere che scrive, lei vede, scrive, poi c'ha questa ossessione della cera, questa ossessione delle cose che diventano persone. Lei è un narratore, una scrittore per la quale in effetti senza gli oggetti le persone sarebbero nude, e le persone nude sarebbero, diciamo, rientrerebbero in quel mondo pretenerezza che è l'infanzia. Quindi in realtà lei ringrazia ogni volta che ci sono gli oggetti che possano, senza dirlo, essere metafore e sostituzione delle persone. Quindi è un grande sollievo, come scrive l'altra grande narratrice, diciamo, di collegio che facciamo in Italia, che è Gina Barbonchiani, che qualcosa consolidi qualcos'altro. Quindi è tutta una narrativa dove si scambiano cose e persone, vivi e morti, quindi tu alla fine esci, pensi che sei eterno. E questo è molto in Lascia Diverde, era molto a giovinezza. Anche se è una giovinezza dove le cose marciscono, però d'altronde le cose marciscono. Quindi il tutto è questo, che è una narrativa che riesce a essere gotica e riesce a far paura nonostante l'indirizzo della faccenda, e sia che non c'è niente da scoprire perché tanto tutti corriamo verso quel buco dove si finisce più in avanti. Cioè questo è. Però è tutto molto invitante. E anche come canta il buon Rovazzi è tutto molto interessante. Altre domande? L'invito è leggere l'autrice. Faccio girare intanto per gli insegnanti che vogliono firmare la presenza. Sì, in caso di far girare, sì, grazie. Aspetta, ma gli orfani sono, sta scritto qua. Gli orfani sono Thomas De Quincey, John Keats e Marcel Schwab. Però cioè, se riesco a trovare, perché non è la mia edizione, però se conosco i miei polli che sono esattamente tagliati. Eccolo qua, ecco, sentite. I bambini si disinteressano dei genitori quando vengono lasciati, non sono sentimentali, sono passionali e freddi. In un certo modo alcuni abbandonano gli affetti, i sentimenti come fossero cose. Con determinazione, senza tristezza, diventano estranei, a volte nemici. Non sono più loro gli esseri abbandonati, ma sono loro che battono mentalmente in ritirata e se ne vanno verso un mondo cupo, fantastico e miserabile, eppure talvolta ostentano felicità, come un esercizio di funamboli. I genitori non sono necessari, poco è necessario. Alcuni bambini si governano da sé, il cuore cristallo incorruttibile, imparano a fingere e la finzione diventa la parte più attiva, più reale, attraente come i sogni. Prende il posto di ciò che consideriamo vero. Forse è solo questo, alcuni bambini hanno la grazia del distacco. L'unica grazia che lei ammette non è quella del padre eterno, ma il fatto di distaccarsi dalle cose, e lo impari dove? Da bambino. È abbastanza però è tutta una narrativa di infanzia, però non c'è niente di tenero, perché in effetti il fatto che l'infanzia sia tenera è un'invenzione del Murillo Bianco, perché invece non... sì, perché invece l'infanzia non è tenera.
nessuno, perché l'unica cosa che io non ho ritrovato e che secondo me è contraddittoria nella teoria di Jaeger, quando dice che uno comincia a pensare alla morte quando è morti, quando si fa l'età in cui tu diventi ancora una preda e quindi praticamente quelli sentono l'odore e ti vengono a cercare, lo fanno anche i bambini corteggiano la morte. Io fino diciamo a 5-7 anni uno aveva l'estetica, adesso muoio, no, poi finisce perché invece non vuoi più morire, c'è un pezzo di tempo in cui non vuoi più morire. E poi invece ritorno in infanzia, è una specie di crudezza dove l'esistenza e la felicità si compongono e quindi senza esistenza non c'è felicità. Questo è molto bello. In fondo quello che bisognerebbe riuscire a dimostrare dal punto di vista argomentativo, ma ci sono un piccolo posto così, è che la narrativa di Friedrich è una narrativa felice, perché è una narrativa che è compiuta. E poi tutti un invito alla Torre Velasca per tutti. Scusate se ho letto, ma non ce la facevo a non leggere oggi. Grazie a tutti. Grazie. Voi, l'appuntamento è il 6 aprile. Thank you.